non conosco 10.000 lingue, ma conosco quelle che servono per arrivare ai cittadini e per comunicare con le istituzioni. Sono un'attivista del Movimento 5 Stelle. Sono un'attivista del Movimento 5 Stelle di Savoia dal lontano 2010, quando ci abitavano come dei colli. E poi abbiamo dimostrato che non lo siamo, anzi, stiamo dimostrando quello che gli altri in 20 anni non sono riusciti a fare. E cos'è coerenza e onestà? Che sembra una cosa facile, ma non si può acquisire, è una cosa che uno ha o non ha. Noi a Savona abbiamo iniziato nel 2010, come dicevo, siamo riusciti a immettere un virus pericolosissimo, che sono due consiglieri, Milena e Andrea, che stanno facendo un lavoro stupendo e che stanno lottando con la politica locale. Voi avete esperienza, abbiamo forse una battaglia comune con la Spezia, io sento molto mia e il Movimento 5 Stelle l'ha sostenuta, ed è quella contro il carbone. Io a 27 anni mi sono ammalata di un tumore. Potete immaginare come ci si sente una 27 anni, mi mando un po' di crollo addosso. Cosa ho fatto? Io ho detto non posso avvilirmi, devo usare questa mia malattia per far qualcosa, perché sei attivista sempre nella vita, devi essere protagonista, non spettatore, e ho detto deve servire. Allora ho preso questa maglietta, l'ho messa addosso, sono andata a fare chemioterapia, ho immesso questa foto in rete che ha fatto un giro, io quando ho visto quante visualizzazioni aveva fatto non ci potevo credere. Abbiamo fatto petizioni con i cittadini, abbiamo fatto denunce per comitati, abbiamo fatto esposti e la magistratura ha disposto il sequestro dei due gruppi a carbone. Quindi questa è una piccola grande vittoria. Questo per dirvi, il Movimento 5 Stelle serve a portare progetti fatti da noi cittadini, che ci incontriamo in rete, ognuno con le proprie caratteristiche, con le proprie conoscenze, sia professionali che di vita vissuta, perché la mia ad esempio era un'esperienza personale di vita. Ci si mette insieme e si studia un progetto. E il portavoce che compito ha? Ha il semplice compito di prendere questi progetti, studiati dai cittadini, con i cittadini, e portarli dentro le istituzioni. Per fare questo serve, e ripeto di nuovo, onestà e coerenza. Allora, ci tengo a dirvi questo. Io come portavoce non vi chiederò mai un voto, non vi chiederò mai una preferenza, vi chiederò di parlare col simbolo, perché quello è un progetto di cambiamento culturale e politico, va oltre il personalismo, va oltre tutto. Oggi ci sono io, domani ci sei tu, domani ci sarà lei. Ci potrebbe essere qualsiasi di voi. L'importante è credere in questo progetto, perché è importante cominciare per cambiare quest'Italia. E con questa forza dobbiamo andare in Europa. Io ho già vinto nel 2011 quando Milena e Andrea sono entrati in comune, nel 2012 quando Claudio, quando Erika, Ivan e Christian sono entrati qua in comune. Ho vinto nel 2013 quando Sergio, Matteo e Simone con la scritta no al carbone nella cravatta sono entrati a Montecitorio e vincerò